pronto a querelare il presidente del Consiglio Conte qualora non si sblocchi la questione commissariamento. Parola di Vincenzo De Luca in visita all'ospedale Ruggi di Salerno per la presentazione del progetto relativo alle cure odontoiatriche gratis per i giovani da 0 a 14 anni e per le persone in difficoltà economica. Un'occasione anche per fare il punto su commissariamento e nuovo ospedale. Dunque la struttura pubblica, il Ruggi in questo caso, siamo due ospedali in Campania, Ruggi e Federico II a Napoli, garantisce un servizio gratuito per la fascia da 0 a 14 anni e un ambulatorio odontoiatrico gratuito per problemi che hanno, per persone che hanno patologie gravi. Mi pare un bellissimo servizio che si unisce alle tante eccellenze che abbiamo a Ruggi d'Aragona. Poi presenteremo, credo, la prossima settimana anche i progettisti del nuovo ospedale Ruggi d'Aragona. Abbiamo fatto la gara per scegliere il gruppo di progettazione e questa sarà una rivoluzione per la sanità salernitana e campana. Abbiamo trovato, come sapete, ed è un miracolo, 350 milioni di euro ed è una priorità, lo voglio spiegare bene perché sembra un progetto lontano. Fra 3 o 4 anni l'attuale ospedale Ruggi d'Aragona non sarà più agibile perché non è più a norma dal punto di vista degli impianti, della sicurezza e quant'altro. E dunque è essenziale partire subito per la realizzazione di un nuovo grande ospedale che sarà, come potete immaginare, il più grande e il più bello di tutta la Campania. Non si capisce per quale motivo rimanga in piedi il commissariamento. Noi avremo a luglio, a fine luglio, l'ennesimo incontro con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia e ribadiremo in quella sede che non c'è più nessuna ragione per tenere in piedi il commissariamento. Né dal punto di vista finanziario, abbiamo ormai 6 anni di bilanci sanitari in attivo, né dal punto di vista dei livelli essenziali di assistenza perché abbiamo superato gli obiettivi previsti. E dunque o usciamo dal commissariamento oppure la Regione Campania querela per abuso d'ufficio, Presidente del Consiglio, Ministro dell'Economia e Ministro della Salute. Non abbiamo nessuna questua da fare, è un dovere del Governo rispettare gli obblighi istituzionali.